noi donne ci dobbiamo mettere paura di uscire di casa! Vergognatevi! Spiaggia di Miramare di Rimini, la culla della dolce vita della riviera romagnola, sole, piadine e mare. Ma per una giovane polacca di 26 anni e il suo fidanzato coetaneo in vacanza, la notte tra il 25 e il 26 agosto si è trasformata in un incubo da Arancia Meccanica. Lei violentata da quattro individui di colore, lui picchiato e rapinato e poi lasciati lì, agonizzanti, sui lettini del bagno 130, dove i due, al chiarore delle stelle, erano romanticamente lì a scambiarsi dolci effusioni, come si fa in vacanza, ma invece sono finiti entrambi all'ospedale infermi di Rimini. Ora i responsabili, il branco, come è stato definito, è stato individuato ed i responsabili catturati. Due fratelli marocchini, nati in Italia, 15 e 16 anni, un nigeriano, 17enne, ed infine l'unico maggiorenne del gruppo, il congolese Guerlin Butungu, arrestato dalla squadra mobile all'alba di ieri a Rimini, mentre tentava in treno di scappare. Una fuga durata solo 40 chilometri, perché Butungu è salito a Pesaro su un regionale diretto a Piacenza ed è stato individuato e fermato sul treno. Lui nega ogni addebito, ma sono tanti gli indizi a suo carico, tra i quali anche l'orologio del ragazzo polacco malmenato in spiaggia trovato nel borsone che portava con sé. Difficile per il congolese giustificare come sia finito lì dentro e poi ora a inchiodarlo alle sue responsabilità ci penserà l'esame del DNA. Butungu è arrivato a Lampedusa su un barcone nel 2015 in cerca di asilo come tanti ed ha fatto un percorso di accoglienza simile a tante persone che come lui sono stati accolti in una comunità a Cagli, poi in un'altra a Pesaro, fino ad approdare anche a Fano nell'ottobre scorso per un corso di qualificazione professionale per personale di sala, organizzato in collaborazione con un ristoratore del luogo e tesserato anche presso una squadra di calcio fanese, la Delfino. Ora il ristoratore e i suoi collaboratori sono attoniti. Dove il ragazzo aveva frequentato il corso, lo ricordano come un ragazzo interessato ed attento. Ma è un ragazzo sempre preciso, pulito, non ha dato mai, anzi ascoltava, voleva, era interessato a imparare, tutto qua, non ha mai dato segni di... C'erano altri loro peggiori, per dire, che magari non ascoltavano, non obbedivano, vedevi che venivano, ma non è che erano tanto interessati, perché sai, ma questo invece era proprio interessato, poi se uno gli occhia le foto si vede come si presentava, non era uno un po' tutto sbrandato, ecco, anche ordinato coi capelli, tutto qua. Però purtroppo qui le sorprese non manco mai. Vi ha lasciato tutti un po' così? Sì, infatti vado a parlare, ma neanche pensavo che fosse no del nostro gruppo. Poi dopo riguardando, dico ma allora c'è qualcosa, perché poi dopo no, da ieri ho cominciato un po' la ricerca un po' di tutti e ci siamo accorti che era proprio lui. Ci dispiace moltissimo, ma purtroppo noi del nostro meglio lo facciamo, più di questo...